Allora, siamo risaliti. Bene, perfetto. Adesso penso da qui, ok. Dobbiamo arrivare su in cima, su in cima, in cima, in cima e là. Ok, vediamo un po' da quella parte, credo. E poi ci arrampichiamo sui muri. Là. Ok. Spero che questa via sia giusta. Damos ancora di là. Non lo so se è giusta. Ah, si arrampica proprio. Granderrimo. Granderrimo, Ezio. Allora, dobbiamo andare qua. Vai sull'asticella senza buttarti di sotto, per favore. Grazie, grazie, grazie. Granderrimo. Ok, seguiamo il percorso senza indugio. Se ci dondoliamo là, andiamo giù di nuovo? Abbiamo andato dall'altra parte? Non ho capito. Dunque, boh. Damos, boh. Punto di controllo raggiunto. Sì, quindi stiamo andando bene. Ok. E presumo che ci dobbiamo riarrampicare qui. Damos. No, da sta parte no. Dove? Di grazia? No? No? Ah, ecco, di qua, di qua, di qua, di qua, damose. Verso sinistra. Benissimo così. Dai, Ezio, arrampicate. Granderrimo. Mazza che cuore, per trovare cosa? Cioè, spero qualcosa di... Eh? Che ne sarà valsa la pena perlomeno. Allora, attenzione, attenzione, siamo arrivati, credo. Sì, anche perché più su di così torniamo. Dai, la porta lì è chiusa, dobbiamo proseguire. No, si sale ancora su. Vabbè. Questo è lo scalino. Dai, è così. Dall'altra parte, granderrimo. Oh, punto di controllo raggiunto, gagliardissimo il nostro Ezio. E... dobbiamo arrivare proprio là sopra. Come ci si arriva da qua? Ci si arriva da qua? Mi sa di sì. Vabbè, proseguiamo, dai. Senza cascade sotto, per favore, fa quello che ti dico. Più di sportiveggianza, granderrimo. Damose. Attenzione. Benissimo. Ok, occhio, eh. Una serie di salti. Benissimo. Dunque, perché si è messa la visuale così adesso? Che tu fa? Devo arrampicare. Ah, bene. Ah, forse è qui sul muro? Eh sì, proprio sul muro. Hai capito, Eziuccio? Cioè, solo te riesci a fare queste cose, comunque, posso dire? No, aspetta. Vabbè, uguale. Sì, no, no. No, forse no. Forse sì. Sì, damose. Ok. E l'amo, come ci si arriva? Cioè, se io mi butto, nel senso che muoio male. Mi scusi, eh. Mi butto? Non ci arrivo là, io. Non ci arrivo proprio. Queste corde non si piano. Mi butto? Ci arriva, granderrimo. Ok. Siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta. Aiezio. Apri il sarcofago. Aspetta, prima di aprire il sarcofago, apriamo quelli minori. Gustiamoci. Assaporiamo la vittoria. Sarà una
Bella scarpinata, devo dire, eh? Ok, questo è il sarcofago, non c'è nient'altro da prendere, vediamo un po'. No, c'è rimasto solo il sarcofago, ok. Damose. Vediamo che c'è di grand'errimo qua dentro. Sarebbe? Esci dalla finestra vicina, ok. Sigillo di Iltani raccolto 2 di 6 ne abbiamo raccolti. Aspetta. Ok, no, vabbè. E come... Ah, devo aprire la finestra, giusto? Ricordo sincronizzato, sigillo di assassino ottenuto. Benissimo, 1250. Dai, cioè siamo ricchissimi. Cerchissimi. Adesso cominceremo anche ad aggiustare la residenza degli auditori. Ah, qua tocca andare di sopra però. Ah, ci siamo, ci siamo. Grand'errimo. Allora, Eziuccio, se tu vai qua dietro c'è roba. Dai, prendiamo tutto. Non ci facciamo scappare niente. Ok, perfect. Ok. Allora, io direi che possiamo andare. Possiamo andare. Chissà se da qua. Di qua. No, devi andare di qua. Salta. Allora, da qua. Sotto. Ci arriviamo qua sotto? Non saprei. Andiamo da qua? Cioè, non vorrei fare un volo. Vabbè. Pindarico. Si è buggato. Mi si è incastrato Ezio. Ezio. Vabbè. Vuoi scendere o... Ok, no! Vabbè. Damose giù, damose. Olè. E... Ecco, buttamose nella pagliuzza. Là. Perfetto. Allora, io direi che ci dobbiamo curare prima di subito. Sì, vabbè. Non azzecco mai io. E poi andiamo verso il punto di interesse e facciamoci quest'altra missioncina. Vediamo un po'. Non mi aspettavo tutta quella scarpinata. Vuole che tutta la cittadinanza sappia che i suoi prezzi sono imbattibili, come la freschezza. Indietro, canaglia. Io non voglio niente, mi scusi, eh. Ok, ci siamo. Giriamo qui. Sinistra. Saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben più del loro prezzo. Ah, forse andiamo da Leonardo, vediamo. Ezio, grazie a Dio stai bene. Questa assurda vicenda fra i medici e i pazzi, è per questo che inseguivi Francesco? Non proprio. Beh, qualunque fosse il motivo, la città è di nuovo salva grazie a te. Adesso dimmi come posso esserti utile. Ah, un'altra pagina! La cifratura è simile all'ultima. Non ci metterò molto. Interessante. Certo, capisco. È un altro progetto di lama, per inoculare veleno. Puoi fabbricarla? Sì, non mi ci vorrà molto. Devo solo trovare il modo di creare una cavità nella lama senza sacrificare la... Va bene, Leonardo. Fa quel che devi fare. Fatto. Ho riempito la lama con un poco di veleno per iniziare. Se dovessi finirlo, basta che ti rivolga a un dottore. Veleno? Da un dottore? Ad alti dosaggi. Ciò che cura può uccidere. Ti sono di nuovo debitore, amico mio. Quando vuoi, Ezio. Quando vuoi. Bene, quindi adesso abbiamo anche la lama celata a
avvelenata. La lama che punge, ok. Andiamo verso... aspetta, aspetta un attimo. Sì. Andiamo un attimo verso il dottore. Non so se adesso siamo pieni. Pagine del codice decifrate. Avanti, no, su, la non siate okay. Allora. Bugiardo! Il contatto non avvelenata proprio che in pochi istanti un momento di... vabbè. Per accedere alla ruota delle armi seleziona la lama avvelenata. Che sarebbe questo, ok. Ce ne abbiamo 5. Perfetto. Ok. Però io adesso proviamo un po'. No. Provviste mediche. Prendiamone 2 massimo, ok. E a questo no. Un altro. Ok, intanto abbiamo un sacco di soldi. Poi veleno. Vi sentirete siamo meglio pieni. Ora, ma riguardatevi. Perfetto, grazie. Adesso andiamo verso la missione. Facciamoci questa missioncina. Con il nostro Eziuccio. Poi penso che non registrando me ne vado alla tenuta auditore, così prendo i soldarelli. Che se no le casse mi si riempiono troppo. Non so quant'è il limite che contiene, però insomma mi vado a dare una svuotatina, no? Almeno li usiamo. Attenzione signora, a me lei si mette in mezzo, io non lo so. Sa. Ah, mi sa che devo andare proprio via. Bene. Qui non abbiamo sbloccato un punto di interesse che io andrei a sbloccare prima di subito, tanto ce l'abbiamo qua, 2 passi. Ok, eccolo là. Ok, damose su. Sempre utile. Vai. Mappa aggiornata, grand'errimo. Vogliamo vedere che si è aggiornato sulla mappa? Ah, la pagina del codice. Vabbè, questi sono i contratti d'assassino. Verso Monteriggioni. Ok, dobbiamo tornare indietro. Verso la Toscana. No, voglio andare proprio qua perché... così facciamo un po' di cose, spippoliamo roba. Apriamo lo scrigno. Ok, damose verso Monteriggioni. Posso andare col cavallo? No, questo è... non è il cavallo. Ah, aspetta un po' però. Potrei... viaggio rapido, no? Per fare acquisti. Vediamo quanto costa. Villa. A 100 franchi, va bene. Vuoi davvero raggiungere questo locale? Yes, ho detto. Famo prima. Ok, allora, adesso andiamo da qua. Svuotiamo le casse, vediamo con chi dobbiamo parlare. E io restaurerei anche qualcosa, sinceramente, visto che comunque adesso i soldi ne abbiamo. Restauriamo qualcosa, vediamo un po'. Infatti la cassa spara flash, eh? Ma cos'è questa spara? Ma dove vai? Ma io boh, questo è cretino. Scusi un attimino. Allora svuotiamo la cassa, eh? Dai, 6555 fiorini raccolti, cioè tanta roba. Allora aspetti. Facciamo così, cominciamo a restaurare qualcosa, Ciccio. Buongiorno. Salute, Serezio.
Diamo un occhio alla lista? Yes. Allora, mercante d'arte l'abbiamo fatto. Medico. No, il fabbro abbiamo fatto. Banca. Ristorante e la banca aumenteranno ovviamente il valore del borgo. Fabbro, questa bottega vende armi al mondo delle munizioni. Il ristorante aumenterà il valore del borgo. Fabbro. Però c'è la chiesa che non è stata toccata proprio, è chiusa. Aumenterà il valore del borgo. Restauriamola, restauriamola. Restauriamo quello che è completamente non restaurato. La caserma, ok. Quanto mi costa? Non saprei. Poi la gilda dei ladri, restauriamola. 3.000 fiorini. Il pozzo, riparare il pozzo mentre è il borgo, yes. Ok. E adesso io direi di ricominciare da sopra. Ok, cominciamo proprio medico. Il medico può curarti, venderti veleno e medicine. Ristorare la sua bottega aumenterà il valore del borgo. Sì. Ah, scusa, aspetta un attimo. No, cominciamo dal mercante d'arte. Ok. 5.000. Ci siamo ancora. Ok. Aspettiamo perché costa 7.000. Aspettiamo. Buon viaggio. Thank you. Abbiamo aumentato il valore del borgo, non mica poco, eh. Allora, salute Claudia. Sei qui per il registro? Allora, riepilogo, logo completamento 32%. Ok, botteghe, restauri, collezioni, modelli, sigilli, dipinti, ritratti delle vittime di Ezio, appese tutte le pagine del codice, riposti tutte le piume nella cassa, recupera tutti i modelli, rimessi tutti i sigilli nella cripta, acquista tutti i dipinti, ottenuti tutti i ritratti. Vabbè, io non so se mi dedicherò a tutte queste cose, cioè a me quello che mi interessa è la storia. Preleva denaro. Per prelevare il denaro dalla rendita della città. La villa genera attualmente una rendita di 4.914 fiorini, depositati in uno scrigno ogni 20 minuti, capacità massima dello scrigno 19.655. Allora, a voglia! Ok. Presto, Ezio. A presto, cara sorella. Quindi Damose. Ezio! Ezio. Entra! A cosa dobbiamo l'onore? Giungo da Firenze, dove il Magnifico mi ha chiesto di occuparmi di alcune faccende in sospeso. Sto cercando Jacopo De Pazzi. Non mi dire. Noi non facciamo altro da giorni. Allora forse ciò che possiedo aiuterà entrambi. Un elenco di altri cospiratori. Uno di essi parlerà prima di morire. Splendido. Quegli uomini non hanno le risorse di Jacopo, il che li renderà più facili da trovare. Manderò immediatamente delle spie. Apprezzo il vostro aiuto, zio. Ho anche qualcos'altro per voi. Nuove pagine del codice. Ah, vediamo cosa possiamo apprendere. Che vuole dire? Quale profeta? Che avete trovato, zio? Un altro maledetto mistero. Il testo tradotto vagamente significa solo il profeta può aprirla. Si fa riferimento a due frutti dell'Eden, ma queste pagine non danno risposte, nipote, almeno non da sole. Devi trovarne altre. Dovremo aspettare un altro giorno, zio. Ho una missione da compiere. Come vuoi. Ora, se vuoi far fuori quei bastardi, dovrò insegnarti qualche altra cosetta. Vediamoci al campo di addestramento. Oddio, un'altra volta. Incontra Mario al campo di addestramento. Uffa. Ma che mi devi insegnare? So tutto. Va bene, Ezio. Conosci il contrattacco, ma che succede se anche il tuo avversario sa contrattaccare? Non c'è l'audio, bene. In genere non gliene do l'occasione.
I paroloni offrono scarsa protezione dall'acciaio dei Templari. Allora vi prego, maestro, insegnatemi cosa fare. Ora schiva! Povero fesso, morire per eseguire un ordine. Premi per agganciare, aspetta. No! Aspetti! Sì, premi il piede per schivare l'attacco, usa per determinare la direzione. Dai così, dai così. Ok. Dai. E disarma però. Puzza, è affasciatissima. Dai, così. Ancora una volta, due. Dai, ancora una volta e poi abbiamo finito. Forza, forza. Forza, dai. Tu dimmi, tocca fa... Che cavolate. Schiviamo. Disarmiamo e tre. Dai. Magnifico! Ancora una volta hai superato le mie aspettative. Grazie, grazie. Ci è voluto Signore, un po'. Abbiamo trovato gli uomini di Jacopo e aspettiamo l'ordine di colpire. Riferisci questo. Nessuno si muova finché non avrà parlato con Ezio. Intesi? Sarà fatto. Vai, Ezio. Parla coi miei uomini sparsi per la regione. Vedi se i tirapiedi di Jacopo riescono a condurti a lui. Ma sii cauto, quelli ti aspettano. Ce l'abbiamo fatto. Fatto. Manovra evasiva. Capacità di schivare appresa. Va bene, va bene. Non ne avevo bisogno, però. Vediamo un po'. Il fabbro che ci dice? Ah, 4.914 franchi nello scrigno della villa. Ma di già? Sono passati 20 minuti. Ammazzate. Allora, mi facci vedere. Ripara tutto. Dai, è così. E salute e resistenza. L'armatura è già in perfetto stato. È già in perfetto stato. Ripara. Ah, ok, no. Mandatemi i vostri amici. No, ho sbagliato però, scusi. Vabbè. Questa è una cosa che famo dopo. Facciamo una missione che non abbiamo fatto una cippa fino a mo' praticamente. Allora. Scusate, vado un po' di corsa. Dobbiamo uscire da qua, da sta parte. Ok, e ci sta qui ciuffo Ciccio che ci fa. Non c'è Ciccio? Ah, qui non c'è Ciccio. Aspetti, cos'è qui? C'è uno scrigno. Pigliamo lo scrigno. Allora, qui non c'è Ciccio che ci fa fare il viaggio rapido, mi state dicendo? Sì, che c'è Ciccio. Allora, dove dobbiamo andare? Noi vediamo. Aspetta, mappa. Dobbiamo andare a... Verso la Toscana, ok. Andiamo verso la Toscana. Allora, mi scusi Ciccio. Toscana, San Gimignano andiamo. Porta nord-est, porta nord... Porta sud, porta chi te pare. No, ma nord. Vai. Damose. Difenditi finché non... Vabbè. Te fanno legge. Mezzo secondo. Eccoci. Allora. Dove si entra? Da qua. Perfetto. Allora. Qui ci stanno un sacco di cose da fare. Vediamo un po'. San Gimignano, una città fondata nel III secolo dove il proprio nome è San Gimignano, il santo venerato per aver protetto la città di Modena dall'attacco di Attila e degli Unni grazie a una nebbia miracolosa. San Gimignano deve la sua prosperità, accresciutasi nel X secolo, al fatto che si trova sulle vie dei pellegrini verso Roma Caput Mundi. Questo lo aggiungo io. Allora, damose... Aspetta, vediamo un po'. Mappa.
Ah, qui non abbiamo sbloccato una ceppa. Quanto a punti di interesse. Vabbè, andiamo a ricordo. Allora, andiamo verso il ricordo. Scusate. Qui ci stanno gli alleati. Mazza come sparaflashano per assoldare. Sparaflasha tutto qua. Forse ci converrebbe sbloccare qualche punto di interesse. Ma sia zitto, sia buono. Faccia piacere. Qui penso che questo è da sbloccare, no? 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 Allora, lì intanto c'è una piuma. Andiamo a prendere la piuma, andiamo a prendere la piuma, va. Là, addosso! Là. State zitto. Si facci derubare. Olè. Damose. Torre dei Salvucci. Uno di quegli strani glifi di cui parlava Sean si trova in questo punto di interesse. Dovresti andare a cercarlo. In una città famosa per le sue torri, la famiglia Salvucci non si accontentò di costruirne una. Ne eresse ben due, e per sfidare il podestà le due torri furono costruite più alte della Torre Rognosa. Nonostante gli ordinamenti di San Gimignano del 1255 proibissero un tale sfoggio di potenza e di aggressività muraria, il podestà reagì immediatamente e ordinò di scorciare le torri finché queste non risultarono più basse della propria. Va bene, allora qui c'è sta un glifo. Oh, dove sarà sto glifo? Allora, prima cerchiamo di... Ho capito? E so... Vabbè. Ma come fate? Me ne sto andando. Ma siete agili come una scimmia. C'è un altro scrigno. Aspetta. Pigliamo lo scrigno. Allora, se due torri so queste due torri e io devo salire su queste due torri. Allora, ricominciamo da capo. Se sto cretino, ma guarda, quando succedono queste cose è veramente frustrante. Cioè, io ti dico di fare una cosa e te ne fai un'altra, io boh. Ma non t'appicchi? Fammi andare a ammazzo a questo. Eccolo, fermatelo! Ma state zitto, cretino. Ecco. Bravo. Venga qui, dove va? Vabbè. Ci arrivo lo stesso ai tasche, non si preoccupi. Niente, qui non ci arriva. Proviamo da qua. Allora, forse da qua ci arriva. Saliamo su sta torre. No, aspetta, scendi giù, girate, vai, sali su, braverrimo. Allora, bada, sto cretino. Ok, piuma presa. Poi, dice che c'è un glifo qui, su ste torri. Da che pizzo? Eccolo, trovato. Allora, scendiamo così. Lì c'è pure un'altra cassa. Però reggide. Il potere non muore, viene trasmesso.
Discendenti, sblocca il file. E dove lo famo? Speriamo che non sia semplice. L'ha portato con sé e trova ciò che ha ereditato. Infrarossi. Dobbiamo cercare qualche cosa. Questo, no? Sembrerebbe che Franklin Delano Roosevelt, riunione strategica 1944. Oppure qui sul riquadro, questo? Il geroglifico? Anche no. Quindi dobbiamo spippolare tutto qui. Un bel bordello. Però io pensavo che era questa, che è molto simile alla mela dell'Eden, no? Ah, ecco, appunto, frutto dell'Eden. Vedi, c'ho ragione. Udinì all'inizio del numero della masca della tortura cinese. Ok, quindi anche qua dobbiamo cercare il frutto dell'Eden. Non ce l'ha in mano. Dove potrebbe stare? Che c'ho un massimo di tentativi, no? No, eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, ok. Perfetto. Identifichiamo. Questo è Gandhi. Attenzione, Gandhi, ce l'hai tu? Eccolo qua, eccolo qua. Ok. Codice accesso trovato. 14523. Ma mi devo scrivere io sti codici? No. Fai sbloccato, no. La verità. Riproduci tutto. Si capisce una ceppa. Comunque vabbè. Abbiamo riprodotto tutto. Va bene, va bene. Altro glifo trovato. Programma non identificato. Compilato. Perfetto, perfetto. Allora. Ok. Proseguiamo verso Bo. Qui vicino ce l'abbiamo, il nostro punto di interesse. Proseguirei prima di subito. Però non vorrei morire male. Quindi m'appicco. Niente. Ah, ok, perfetto. Vai. Benissimo, damo siete qua. Vediamo di fare qualcosa. Enkice, salve. Salute, Ezio. Antonio Maffei si è rifugiato in cima all'edificio più alto della città e da lì lancia farneticazioni e frecce in egual misura. È chiaro che ha perduto il senno. Come se non bastasse, ha fatto appostare degli arcieri tutto intorno. Ti conviene farli fuori prima di avvicinarti. Bene, grazie delle informazioni. Assassino Antonio Maffei in cima alla torre di San Gimignano. Va benissimo. Dobbiamo stare attenti agli arcieri allora, eh? Assassino Antonio Maffei, ok. E di là. Ok, ci stanno gli arcieri. Come vorrei fare? Potrei andare là. Allora, oddio, questi in tre vengono. Cioè, peggio che nel primo Assassin's Creed con le signorine che venivano a chiedere l'elemosina. Cioè, questi vengono in tre a cantare. Basta uno. Allora. Fuori uno. Ok, si lasci derubare. Grazie, dobbiamo andare di là. Prestate orecchio alle mie parole. Dovete pentirvi. Attenzione che lì ce n'è uno, spero che non mi veda. Le vostre impietà ci hanno scatenato. E dai. L'ira di un demonio, evocato dai nostri peccati, ora si aggira per il mondo ammantato d'ombre di tenebra. Ma sta qui sopra, se sta qui sopra è un attimo. Sapete perché? Farnetichi ancora. Allora, fammi vedere. Qua si può andare? No, non ci fa andare. Dobbiamo andare per forza di qui. Aspetti. Non mi prendano.
E dai, Ezio! Ma porca! Porca, niente, devo far fuori gli arcieri dall'altra parte della torre. Capuzzo, affasciatissima. Allora, torre grossa, accedi a database. Con i suoi 54 metri di altezza, la torre grossa è la più alta di San Gimignano. Come suggerisce il suo nome, a differenza di altre torri, ha la sommità e posta una campana. Fu iniziata nel 1300 e completata nel 1311. 11 anni per fare sta torre. Va bene. Allora, ricominciamo. Palazzo comunale, sede del governo di San Gimignano, fu costruito nel 1288. Penso che non, no? Uno dei primi provvedimenti del Senato, il Podestà, stabilì qui la sua residenza a partire dal 1337. Va bene. Cioè, giusto per dare un'occhiatina. Udite, per ordine dello stimato consiglio di Firenze, la decima sul se però te muovi. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte, quindi. Là. Allora, quelli sono gli arcieri. Lui presumo che sia lì sopra, quindi facciamo fuori gli arcieri prima. Allora, io perché non ho, vero, i pugnali da lancio? Sì che ce l'ho. Ce l'ho i pugnali da lancio. Oh, ma ammazzo male. Allora. Nessuno può stare qui, vattene. Non dovresti stare qui, vattene. Fuori uno. Allora, se io riuscissi a salire qua su, quello se n'è andato, non lo posso manco derubare. Aspetta, perché se non faccio fuori gli arcieri, questi mi fanno fuori a me. Andiamo dall'altra parte. Prestate orecchio alle mie parole! Dovete pentirvi e cercare il perdono! Le vostre impietà ci hanno scatenato contro l'ira di un demonio! Perché da qua non si arrampica. Ora si aggira per il mondo ammantato. E dai, Ezio, porca puzzo, affasciatissima. Dobbiamo perdere le ore. Sapete perché? Perché avete per fare due cavolate. Sacrificato la vostra libertà per quel maledetto Lorenzo de' Medici. Non siete che fantocci, schiavi dei cordoni della borsa, ammaliati da parole velenose. Avete perduto la virtù, avete perduto la dignità, avete perduto la... Ci arriviamo su da qua? No. E questo attira i demoni. Li invita a pascersi delle nostre anime. E lo faranno! Mentre voi brancolate nell'ignoranza. Sappiate che uomini probi sono morti. Dai, però, da qua ci dovresti andare uomini sopra, ciccio. Per salvare queste terre, per purificarle. Unitevi a me in preghiera, figli miei. Là! Così che insieme possiamo resistere a questa oscurità. Aspetti, ho sbagliato. Ho spreco. Ok. Aspetti. Pioggia la mia dottrina. Scenda come rugiada il mio dire. Come scroscia sull'erba del prato. Forse quelli non mi vedono però da là, ma io devo andare proprio là. Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia. Devo andare là. È l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Non ci arriva. Allora, aspetta. Peccarono contro di lui i figli degeneri. Generazione tortuosa e perversa. Allora, mi devo calare su sta corda, mi sa. Stolto e insipiente. Non è lui il padre che ti ha creato. No, vabbè, ma dai.
uomo morto. Voi siete morti. Dai, è così. Bravo, così all'angoletto come il boxer. Adesso lui sta in quella torre. Quindi mo dobbiamo andare di là. Quindi mo dobbiamo scendere. Però se noi ci arrampichiamo di qua. Ok. Scendiamo qua. Senza morire male, Ezio. Cioè, puoi scendere e metterti su sta corda? No. Ok. Corriamo verso qui. Ok. No! Perfetto. Ok, sali su. Ma perché non sali da qua? Ma dai! Cioè, posso dire. Là, addosso! Ok, fuori uno. Tu stai fermo qui. Braverrimo. Olè, e fuori due. Adesso scendiamo su sta corda e andiamo a ammazzarciccio. Ah, la corda però sta di là. Ok. Là. Ok. Perfetto. Ci riesce una sola corda? Granderrimo il nostro ziuccio, dai che ce la famo sto giro. Madonna, pensavo che stava a cadere. Oddio. Dai. Su. Granderrimo. De qua. Ancora. Benissimo. Io presumo che tu salga da qui adesso, giusto? Non so come, solo tu riesci a fare queste cose. Perfetto. Fuori uno. Che ci fai? Eccolo, l'assassino! Fuori due. Fuori tre. E adesso andiamo a far fuori quell'altro. Dove sta? Non morirò davanti. Sta sopra? Là. Vattene via, demonio. Abbi rispetto per la morte, amico mio. Te lo do io il rispetto. No, io. Che tu possa alfine trovare riposo nel corpo e nella mente. Requiescati in pace. Ok. Urla della torre, perfetto. Pure questo è fatto. Vediamo che c'ha di buono questo. Maestro, è con l'angoscia nel cuore che vi scrivo. Il profeta è giunto. Lo sento. Gli uccelli non si comportano come dovrebbero. Girano attorno al luogo. Li vedo dalla mia torre. Non parteciperò all'incontro come richiesto. Non posso espormi in questo modo, rischiando che il demone mi trovi. Perdonate se ascolto solo la mia voce. Che il padre della comprensione vi guidi. E guidi me, fratello Antonio. Fratello Antonio. Ok, pure questa è fatta. Adesso io penso che sbloccherò qualche punto d'osservazione, perché sennò non vediamo una cippa. Quindi adesso io direi di scendere da qua, carissimo Ezio. Che ne pensi? Ma se buttiamo nel vuoto o se buttiamo nella paglia? Non saprei. Vabbè, buttiamoci.
Ok, qui apriamo lo scrignetto. Continuiamo ad accumulare denari come se non ci fosse un domani. E damo sede qua. Non siamo, siamo anonimi. Attenzione, qui c'è. Oh, lì, quello è un glifo. Andiamo a vedere il glifo.